Ciao a tutte ragazze e benvenute in questo nuovo video. Per questo mese di ottobre ho dovuto dividere i due video delle scoperte top del mese perché ho veramente un sacco di scoperte in ambito makeup e skincare, quindi ho dovuto fare due video, quindi vedrete oggi questo qua sulla skincare, prossima volta vedrete quello sul makeup. Vi ricordo brevemente come funziona questa rubrica, visto che questo è il secondo mese che la porto e magari ovviamente potrebbe essere non troppo chiara. Non è tanto un preferiti perché i preferiti appunto sono i miei preferiti personalmente, che adoro tantissimo, e prodotti che magari uso un sacco. Invece questa è una scoperta, quindi cosa vuol dire? Che io magari testo dei prodotti perché acquisto, compro, eccetera, e magari trovo dei prodotti che secondo me sono validi, ve ne parlo, però non sono per forza, diciamo, i miei preferiti, però sono prodotti che secondo me ne valgono la pena. In più ho deciso di non mettere prodotti che non sono ancora convinta, che secondo me potrebbero essere dei top, però non sono ancora convinta, li devo provare meglio, quindi quelli nel caso li metto nei mesi prossimi perché devo un po' capirli di più. Bando alle ciance, ciancio le bande, andiamo subito al succo perché ho veramente un sacco di prodotti. Allora, la prima è la protezione solare di Beauty of Joseon, che questa forse ve ne ho già parlato un po' sui vari social, e questa qui mi piace veramente tanto, l'ho quasi finita perché ultimamente sto usando solo lei. È veramente una protezione solare top, che non sembra una protezione solare, nel senso che è molto confortevole, può letteralmente prendere il posto di una crema. Ha come anche attivi i probiotici e per me sono un'ottima cosa per la barriera cutanea. Io la straconsiglio, infatti è un sacco virale come protezione solare, posso capire anche il perché, non ha un costo super eccessivo come quasi tutte le protezioni solari coreane. Vi lascio ovviamente anche tutti i link qui sotto nell'info box dei prodotti, così se siete curiosi appunto potete andare a sbirciare direttamente i link. Questa veramente io ultimamente la sto usando proprio come se fosse una crema giorno, cioè io alla fine della skincare, per concludere il tutto, metto questa protezione solare perché ha proprio una texture uguale a una crema. È super avvolgente, super emolliente, anche lenitiva, e poi sento proprio che la mia pelle durante il giorno la sopporta benissimo, quindi straconsigliata. Altro prodotto skincare sempre coreano, scusate se vedrete tante cose coreane, ma ne sto provando veramente tante, quindi di conseguenza ne vedrete tante. Questa è la crema alla centella di Cosrx, credo si pronunci così. Questa crema è veramente un sacco nutriente, è veramente un sacco corposa. Purtroppo io devo usarla proprio con il contagocce perché avendo una pelle grassa non riesco ad usarla come andrebbe usata. Io la straconsiglio per chi ha una pelle secca, perché chi ha una pelle secca troverà un sacco di benefici da questa crema. Col fatto che ha la centella è molto lenitiva, molto proprio rigenerante secondo me. Io adoro la centella come attivo, come ingrediente, perché noto sulla mia pelle che fa un sacco di benefici, e questa crema io veramente ve la straconsiglio. Io come faccio ad usarla? Post skincare serale, perché di giorno ho provato ma è un po' too much. Post skincare serale ne metto veramente pochissima sul viso, giusto uno strato, anche perché se ne metti tanto è un po' anche difficile da spalmare perché ha una consistenza molto 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 corposa, però veramente mi piace troppo, cioè proprio sento che appena la metto la mia pelle è super lenita, super rigenerata. Vi faccio vedere al volo i due prodotti bonus che non sono né skincare né makeup, ma volevo farveli vedere. Uno è lo shampoo di Chiringuito, che è la linea della COP. Anche il balsamo mi è piaciuto tanto, ma ora in rappresentanza ho preso solo lo shampoo perché questo shampoo ha una texture veramente particolare, nel senso che sembra una specie di olio misto bagnoschiuma, misto shampoo, diciamo. Non è il classico shampoo, la classica texture, cioè proprio è diversa. Sento che lava talmente bene che proprio i miei capelli sono super puliti appena ho finito la doccia. So che magari uno dice, beh, grazie, uno shampoo deve far quello, però non è così scontato secondo me. In più è super delicato, lascia anche molto profumo e è uno shampoo secondo me da guardare perché costa poco. Poi vabbè, anche il packaging è stupendo e secondo me fa veramente il suo lavoro. Poi anche qui ha tipo dei bollini tipo dermatologicamente testato, nickel cromo cobalto tested, insomma ha diverse cose, molti ingredienti naturali, eccetera eccetera. Io ve lo straconsiglio se cercate uno shampoo. Io ho anche preso a fare due sciavi perché io faccio la doppia detersione anche ai capelli, faccio due sciavi direttamente con questo, mi trovo benissimo. Altro prodotto bonus sempre di Chiringuito è questo doccia smoothies rinfrescante anguria, cocco e frutti rossi. Allora, probabilmente sarebbe più indicato per l'estate,
ma io me ne frego di queste cose perché se un profumo mi piace lo uso. Questo anche ha una texture veramente stupenda, intanto è rosa, cioè non so se riuscirò a farvelo vedere, no, non riesco, però quando esce è tutto rosino, ha un profumo super dolce che vi rimane sulla pelle. Io non trovo praticamente mai dei bagnoschiuma validi che mi lasciano tanto il profumo sulla pelle, tipo quelli di Bath & Body Works sì, però costano anche leggermente di più, invece questo comunque è un bagnoschiuma da supermercato che non costa tantissimo per la quantità che è, 300 ml, poi è anche molto concentrato, quindi non me ne serve tantissimo, ma vi giuro che dopo sentite proprio sulla pelle questo profumo forte come proprio una crema corpo, cioè vi rimane addosso tante tante ore. Adesso non dico fino forse al prossimo lavaggio, però io tipo ho fatto la doccia ieri mattina e adesso è mattina, quindi è passato praticamente un giorno e ancora un po' di profumo lo sento, però vi assicuro questo è veramente top, provatelo se cercate un bagno schiuma, doccia schiuma, insomma queste cose per la doccia che faccia questa cosa, questo effetto di super profumo, e poi lava bene, ecco, non è che anche quello ci sta, ma io proprio lo strapromuovo per sto fatto che il profumo rimane tantissimo. Torniamo in ambito skincare, sempre coreana, sempre Beauty of Joseon, sto testando questo Reviva Eye Serum Ginseng Retinol, che è appunto ginseng e retinol insieme. Questo retinolo è proprio studiato per essere messo sul contorno occhi, tra l'altro questo contorno occhi a retinol è proprio quello uno dei più strong, nel senso che è la retinaldeide, che da quello che ho capito è l'attivo più forte in ambito retinolo. Di solito si usano diciamo un po' anche dei derivati eccetera, retinaldeide è proprio il retinolo puro, se vogliamo dire, passatemi in termini, non so se è proprio giusto dire così, però è quello che ho capito io, quindi è quello che potrebbe dare leggermente più fastidio. Infatti vi dico che questo è il secondo contorno occhi sulla scia del retinolo che uso, ed effettivamente questo un leggero pizzicorio lo lascia se magari ne mettete troppo, perché ne va messo veramente poco. Io come rimedio praticamente ci metto sotto un po' di crema idratante, di contorno occhi idratante, che mi faccia un po' da barriera, e poi ci metto questo. Noto comunque che il suo lavoro lo fa di distendere l'occhio, poi il retinolo lavora molto sul lungo periodo, non è una cosa super schiarente che vedrete subito, ma secondo me è super valido come prodotto. L'importante, se voi volete iniziare con questo, non so se consigliarvelo, cioè forse è meglio tipo quello di Rock che vi ho consigliato in altri video, che anche quello a retinolo, ma quello è un po' più soft rispetto a questo, è talmente più soft che si può usare addirittura di giorno, quindi io vi consiglierei di iniziare con quello, non tutti i giorni, tipo uno diciamo ogni due giorni, tipo un giorno sì un giorno no, oppure addirittura un giorno sì due giorni no un giorno sì, così il contorno occhi si inizia ad abituare, visto che il contorno occhi è tipo uno, cioè è la parte del nostro corpo più delicata, perché la pelle è super sottile, quindi sentiamo tutto un sacco di più rispetto al viso. E questo qui ve lo consiglio se ci prendete appunto la mano almeno con quello di Rock, che quello è più soft, questo magari dopo potete iniziare a provare. Anche questo però iniziate in questo modo, un giorno sì un giorno no, e poi provate magari a metterci la crema idratante, cioè il contorno occhi idratante sotto, perché vi può aiutare. Poi torniamo un po' qui dalle nostre parti, questa Purple Mask maschera viso purificante di Pavaglione Cosmetics, che ha argilla viola, bardana e tea tree. Questa maschera l'ho già fatta qualche volta, come potete vedere è viola, sul viso diventa tipo un mix tra un grigio e un viola. È purificante, ma quando la togliete la pelle è comunque anche idratata, cioè nel senso che non è troppo purificato, ok? Cioè io non sopporto quelle maschere, soprattutto all'argilla, che quando le togli senti proprio la pelle tipo tirata, che ti dà fastidio. Questa non fa questo effetto assolutamente, anzi ve la straconsiglio, perché è super idratata, purificata, cioè sentite anche che è bella purificata, e poi va tenuta solo 10 minuti, quindi anche un tempo abbastanza veloce. Non ve la consiglio più di una barra due volte a settimana, secondo me anche una volta a settimana va super bene, soprattutto se fate anche durante la settimana altri trattamenti di questo genere purificante, però ve la consiglio se anche quel giorno volete dare tipo quel twist in più di purificazione. Siero rosa di The Ordinary, che si chiama Soothing and Barrier Super Serum, che vuol dire tipo supporto della barriera cutanea. Allora, questo siero a me è piaciuto fin dal primo utilizzo. Ho sentito pareri positivi che però dicono tipo che lascia la pelle un po' appiccicosa.
Io vi dico, per la mia esperienza personale, non ne dovete mettere in quantità troppo industriale, perché sennò sì, effettivamente è un po' too much e anche ad assorbirsi, insomma, ci mette un po'. Però vi assicuro che questo vi veramente migliora un sacco la pelle. Io lo consiglio a tutti, perché il brand lo consiglio in particolar modo a chi soffre di pelle secca. Ma io lo consiglierei a tutti, soprattutto a chi come me sta facendo delle cure per l'acne oppure, non lo so, soffre di dermatite. Insomma, io non c'è persona a cui non lo consiglio questo siero, perché comunque supporta la barriera cutanea. E chi è che non la vuole supportare? Tutti. Quindi io ve la straconsiglio. Vedete voi di capire con quali sieri va d'accordo e con quali no, perché ho notato che alcuni sieri non ci vanno bene insieme, anche sempre idratanti come questo o comunque su questa linea. Ho notato che alcuni non vanno proprio benissimo, però è un test, cioè voi dovete provare. Finché si parla di questi sieri idratanti, lenitivi, emollienti, si può anche un po' testare, giocare un po' al piccolo chimico, secondo me, senza esagerare ovviamente. Quindi provate, io fossi in voi lo prenderei e lo proverei almeno la mattina prima del trucco, perché vi dà anche un bel effetto glow. Questo effetto rosato della formula l'avete poi anche sul viso, ma secondo me non, almeno a me non dispiace, perché mi dà un effetto un po' più rimpolpato, un po' più vivo. Io ve lo straconsiglio, veramente da provare, super super valido. Mousse detergente di Unique alla centella, che questa è quella che vi avevo fatto vedere nell'unboxing della skincare coreana, che ne ho comprate due e per fortuna mi piace. Ho notato che allora sulla doppia detersione è un po' più soft, nel senso che ci sono delle mousse che struccano meglio, però a me piace tantissimo perché è super delicata. Poi sempre con la centella, io la centella ho notato che è un ingrediente che la mia pelle adora, è super delicata, negli occhi non dà fastidio, è bella mussosa, è bella spumosa, mi piace tanto. Cioè, le cose che deve fare una mousse le fa tutte, non ha un costo eccessivo, anzi penso costi sotto i 10-8 euro sotto sicuramente. E secondo me è da provare, soprattutto la consiglio magari alle pelli un po' più secche, perché è comunque molto tranquilla, però secondo me anche una pelle grassa la può tollerare benissimo, anche nella doppia detersione soprattutto. Essenza all'acqua termale di Uriage, che veramente questa qui è stata una cosa proprio così, cioè un acquisto un po' a caso, non è stato super pensato, anzi no, per niente, ma è una delle... non di prodotti più idratanti che io abbia mai provato, in questa texture così gelosa, così acquosa. È un'essenza, io l'essenza ammetto che non la uso sempre, ma effettivamente è uno step che io amo fare da quando ho questa qui, perché sentite proprio istantaneamente un effetto di idratazione, di essere rimpolpate. È veramente troppo valida questa qui, cioè se avete bisogno di idratazione, comunque adesso arriverà l'inverno, secondo me questa è da aggiungere. Si assorbe anche molto velocemente, ne va poca, e io, cioè non so, ce l'avrò tipo da una settimana neanche, guardate quanta ne ho usata, perché proprio mi piace tantissimo. Quindi io ve la straconsiglio, veramente super top questa qua. Qui abbiamo il balsamo struccante Stick Hyaluronic di Mizone, che anche questo per sbaglio ne ho comprati due. E questo qui è un balsamo struccante che veramente ha una texture stranissima, perché sembra tipo una specie di granita, poi quando vai col dito o con la spatola si scioglie, quindi ci sta. L'unica cosa è che dovete scioglierlo bene tra le mani, così poi non avete i problemi di ritrovarvi dei pezzi un po' più grossi che poi danno fastidio. Strucca bene, diciamo che per i trucchi un po' più strong forse non è proprio l'ideale, però devo vedere, magari ecco, forse anche con dei trucchi molto strong, ma cioè secondo me li strucca, non è che non li strucca, però magari ci mettete un po' di più, avete bisogno di più prodotto. Ho notato che in generale i prodotti coreani, essendo anche molto più delicati dei nostri, magari su questo appunto fanno un po' più fatica, passatemi il termine, ma c'è da dire che anche loro sono abituati a dei trucchi molto più soft dei nostri. Però mi è piaciuta tanto, in più ha che questa centella asiatica e acido ialuronico, ottima combo, mi piace tantissimo, soprattutto la sensorialità, packaging stupendo, ma questo di tutti i prodotti coreani sono sempre stupendi i packaging.
e mi è piaciuta tanto, ve la straconsiglio, non ha un costo eccessivo e sì, magari ecco, se fate tipo tutti i giorni dei trucconi waterproof, non so se consigliarvela, però se avete tipo dei trucchi come questo che ho io adesso, lo strucca benissimo e in generale per la doppia detersione va super bene. Ho voluto mettere anche questo qui che è il sorbetto di Lavica, che è un detergente, è il brand di Miriam Leone, questo qua me l'ha venduto la commessa di Douglas, perché era proprio uscito il giorno stesso in cui ero andata lì da Douglas. Allora, ammetto che io di questo prodotto ho dei pareri un po' discordanti, nel senso che questo è un gel detergente, ok? Quindi è un prodotto schiumogeno, diciamo, ma tipo usato in combo a un detergente oleoso, assolutamente no, perché è troppo prodotto, a me personalmente dà proprio fastidio. Forse va bene perché è una pelle secca, perché magari ha bisogno, cioè non gli dà fastidio, ma a me dava proprio fastidio. Questo prodotto è semplicemente un detergente schiumogeno, diciamo, molto 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 potente. Quindi secondo me è ideale per la mattina se usate solo il gel detergente, oppure se anche vi volete struccare, questo probabilmente vi fa benissimo anche senza doppia detersione. Io sono comunque fan della doppia detersione perché gli oli vanno con gli oli, quindi riescono a struccar bene. Però ammetto che l'ho usata anche solo come struccante, perché se non sbaglio ha anche questa azione, infatti, makeup remover, e funziona. Però a me personalmente, che amo un po' di più, cioè ecco, magari faccio finta, io non mi sono truccata tutto il giorno, ma voglio comunque una detersione profonda senza fare la doppia detersione, questo va bene. Diciamo che è un prodotto che non lo abbini in tante routine, secondo me. Dovete capire voi che persone siete, se volete un detergente che faccia tutto lui, non vi piace la doppia detersione, non vi piacciono in generale burri, oli, struccanti, probabilmente fa per voi. E ha una texture super sensoriale, super bella, sembra una specie di marmellata. In più c'ha acido ialuronico, aloe, licea cubeba, che non so cosa sia, vitamina B3, B5, B6. Secondo me ci sta, non male. Non è un prodotto che riesco ad usare tutti i giorni, però è buona. Terminiamo con due prodotti di Pavaglione Cosmetics della stessa linea. Uno è il gel viso detergente purificatore e l'altro è il fluido viso mattifying. Ho anche altri due prodotti di questa linea che ho, ma ancora non ho un parere, quindi perché li ho anche usati pochino. Di questi due però invece vi posso dire qualcosina. Allora, intanto questo gel viso mi è piaciuto molto perché è un detergente purificante, però molto molto delicato. Io non amo dei gel purificanti, l'essere molto forte, molto talmente purificante da tipo non avere più idratazione. Questo è molto delicato, ne bastano poche gocce, si emulsiona bene, va via molto bene, perché anche una cosa che ho notato è che a volte i gel per le pelli grasse miste hanno tipo, cioè a volte fai fatica proprio a togliere il prodotto, non so perché, non si emulsionano benissimo con l'acqua, invece questo si emulsiona bene e dopo che lo tolgo sento anche la pelle, non dico idratata, però non la sento particolarmente danneggiata appunto da questa purificazione. Infatti secondo me è un gel detergente che potrebbe usare anche chi ha una pelle secca, magari non sempre, però non è quel gel che tu dici, ah ok, sì, è per pelle grassa, perché comunque è molto soft. Questo invece è appunto la crema viso che ha acido salicilico e fungo dell'arice. Ammetto che anche questa non è che l'ho usata ancora tantissimo, però le poche volte che l'ho usata mi è piaciuta. In generale questa linea ha un profumo anche molto buono che a me ricorda tipo la mela verde un po' più dolce, se posso farvi questo esempio. E devo dire che anche questa crema mi è piaciuta, ne va poca perché se ne metti tanto dà un po' fastidio, però anche questa è una crema viso per pelli grasse che però non è troppo non idratante. Infatti, forse chi ha una pelle grassa che non tollera particolarmente texture idratanti, forse non gli va bene questa, oppure gli va bene per questo periodo autunno-inverno, diciamo. Però a me è piaciuta e però devo ammettere che per esempio questa combo, ovvero questa crema e questa protezione, no, ho sbagliato, ho preso il contorno occhi, volevo dire questa protezione, forse non riesco a farla perché mi suderebbe la faccia. Quindi lì dovete vedere un po' voi, ecco, però io sinceramente la consiglio.
E è magari anche da usarla la sera prima di andare a letto, dopo la routine per concluderla. Io ultimamente sto usando molto il retinolo, quindi non uso tanto l'acido salicilico, però per me è super carina come crema. Diciamo che non è la classica crema poco idratante per una pelle grassa, cioè per me è una crema abbastanza normale, cioè che può andare bene volendo alla lontanissima anche per una pelle secca che vorrebbe l'acido salicilico, anche se la pelle secca forse è meglio che vada più sul glicolico, però per farvi capire un po' cosa intendo io come prodotto, ecco, come texture. Bene ragazzuole, io vi ho fatto vedere un po' tutti i prodotti, fatemi sapere i vostri prodotti top skincare di questo mese, cosa avete scoperto, se qualcosa che vi ho fatto vedere vi interessa. Io ovviamente continuerò a fare tanti video, tanti contenuti sia su questi prodotti che su tanti altri, quindi ovviamente seguitemi se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale, così mi sostenete, mi fa un sacco piacere, ma anche voi avete così ovviamente sempre tutti i vari video subito nella home e a portata di mano. Seguitemi anche su TikTok e Instagram, che anche lì condivido praticamente tutti i giorni tanti contenuti sempre in merito a questi argomenti. Ci vediamo super presto con altri video, alla prossima e ciao a tutte!